Cristo Dio, mamma mia, ma che cazzo di partita è stata, mamma mia raga, sono morto, hanno dato rigore e stavo per morire raga, non lo vedevate mai quel rigore, non lo vedevate mai sto post partita, cioè non so come lo state a vedere perché non respiro più, non respiro più raga, mamma mia, c'è stato quel rigore sacrosanto, ma non ho visto mai quel fuorigioco. Che poi vorrei pure rivederlo. Mo se mi fanno rivedere le immagini mentre faccio il post partita, lo seguimo insieme. Perché non so se l'ha toccata lui, se è influente con l'azione. Mi sembra di sì, perché lui gli ha passato la palla a Shaarawy. Però mamma mia, quando ha dato rigore, mamma mia, partita comunque, cioè, giocata malissimo da Roma, cioè da dirlo, ma a me non me ne frega un cazzo, cioè se riesci a vincermi 1-0 pure con un rigore così al 96esimo, ma non me ne frega niente, ma magari, un po' di culo a noi no, ci deve stare qualcuno fuori gioco, perché se no siamo contenti, cioè non può andarci bene una volta e ci danno un rigore, manco a dire inesistente, rigore nettissimo, e il problema è che c'è sta Pellegrini in fuori gioco e non voglio dar colpa a lui, che cazzo ne possa sapere, poteva sicuramente, boh, non lo so che poteva fare, però so solo che non so come sto a fare sto post partita. Comunque la Roma ha giocato veramente male, cioè siamo rimasti poi nel secondo tempo dal 55esimo loro in 10, sono rimasti in 10, pure qui porco due de sto pelato de merda che ha fatto sta, ci posso credo, che ha fatto quell'intervento lì o sulla linea, ci posso credere. Però, cioè, non possiamo giocare così, cioè, se loro vanno in 10, devi costruire azioni fatte bene, devi provare a attaccare, devi riuscire a giocare bene, non puoi giocare così, cioè, devi attaccare, devi segnare su un 10, non so nemmeno parlare, raga, cioè, non possiamo fare un commento, cioè, perché quando ha dato rigore, raga, stavo a morire, poi ho pensato già chi io dovevo abbattere, cioè, non me l'aspettavo mai, perché il fallo c'è sta, è nettissimo. No, ha toccata Pellegrini. Ha toccata Pellegrini. Porco Dio. Mamma mia, raga. Io concluderei pure qua sto post partita, però non so proprio che dire, mentre, raga, sono proprio rimasto scioccato, morto. Cioè, il fuorigioco è nettissimo, però non l'avevo proprio visto. Io avevo visto solo il Shaarawy. Mamma mia, raga, mamma mia. Per resto che cazzo volemo di? Ma che volemo di dopo una cosa del genere che ti danno rigore al 96esimo e te lo tolgono? Giustamente, non mi sto a lamentare dell'arbitro, sto proprio a parlare da tifoso che uno esurta, vede rigore, già me stavo a morire, raga, stavo a morire, non so come faccio adesso, come sto a far... Ah, vabbè, avete capito. E vabbè, la prossima c'è il Milan, abbiamo buttato 2 punti, non mi sento di niente la squadra, alla fine abbiamo sempre vinto tutte le piccole, ci sta magari, non sbaglio, però quando rimangono in 10, cioè in 11 contro 11, magari non faci manco tutto sto assedio, però in 10 contro 11 godi, fa in 40 minuti, dai, godi, fa, però se metti quel rigore godo 3 volte di più, perché il rigore è netto, però non ho visto mai sto fuorigioco di merda, sto fuorigioco di merda, niente raga. Vi saluto, sempre e comunque Forza Roma, la prossima al Milan ed è domenica, non so se riesco a vederla con Zefotto, vabbè comunque poi vi aggiorneremo, domani se faccio una, vabbè vedete poi la live reaction del Zefotto, sarà morto pure lui, cioè io lo giuro raga, ve lo giuro, ho esultato come un cane, mi ero preparato qua a luce per farlo bene e poi spartire, ma come cazzo faccio a farlo bene, cioè mo me devo mettere a accendere luce e fa, ma vaffanculo va, niente. Qui da Leschi è tutto, sempre Forza Roma, sempre e comunque Forza Magica Roma. Mamma mia, mai una volta che ci dice bene.